Carmen, il nome bellissimo di una donna, e spesso questi nomi sono chiamati per battezzare automobili da sogno. E questa direi che è proprio un'automobile da sogno. Avete visto il marchio Hispano-Suiza? Qualcosa della storia dell'automobile ne sanno questi signori. La cosa però invece più curiosa ancora è che di Hispano-Suiza in questo momento esistono due marchi. Guarda caso, uno spagnolo e uno svizzero, perché questo famosissimo brand automobilistico, che ha una storia lunghissima, è conteso in questo momento in una deriva anche giudiziaria che avviene proprio fra questi due pretendenti al marchio Hispano-Suiza. Però quella che vediamo è Carmen, ovvero la versione spagnola realizzata dal gruppo Perlada, ed è una hypercar, nel vero senso della parola, da 1019 cavalli, una automobile incredibile, molto lunga, 4,70 m di alto, quindi molto importante, però è una due posti e rifinita all'interno in un modo che ora vi farò scoprire fra pochi minuti quando gireremo dall'altro lato. Due motori elettrici posteriori e un pacco batterie da 80 kWh per un'accelerazione che si dice sia sotto ai 3 secondi. Ma la cosa importante da notare è, guardate lo streamline, guardate la linea della carrozzeria. È un'auto che ha un CX straordinariamente basso per un'auto sportiva e non ha appendici aerodinamiche mobili, 0,325, quindi è simile a una Koenigsegg oppure alla Porsche 918, un'altra supercar. Qui QEV Technology ha realizzato tutta la parte elettrica del motore, che come dicevo è tutta nella parte posteriore, e il bilanciamento dei pesi è stato realizzato spostando la parte batterie tutta verso l'anteriore. Andiamo a vedere come sono fatti gli interni, venite con me. Beh, una meraviglia, un richiamo al passato, naturalmente materiali raffinatissimi, persino la pelle per i tappetini, figuriamoci, ed è una cosa che sicuramente non mancherà di incantare coloro che saranno dei fortunati proprietari. Ne verranno prodotte una serie limitata a pochi esemplari, però chi se la potrà permettere? Stiamo parlando di 1,5 milioni di euro, quindi figuriamoci, siamo ovviamente nel regno delle Bugatti, delle tante hypercar che vediamo qui a Ginevra, che quest'anno sono veramente, veramente abbondanti. Ne stiamo vedendo delle altre, ne vedremo ancora delle altre. Hispano-Suiza Carmen numero 001, telaio in carbonio naturalmente, monoscocca in carbonio, e noi pensiamo anche una caratteristica di guida straordinaria, perché il motore elettrico, come sapete, su queste automobili realizza delle accelerazioni, delle performance che sono straordinarie, anche se ovviamente quando si parla di ipercar e guida molto rapida non si può parlare di autonomia, ma in questo caso direi che anche quei pochi chilometri che si riescono a fare sono davvero in volo, il volo della cicogna di Hispano-Suiza.